Buongiorno Corriere, oggi è lunedì 16 novembre. I ricoveri da coronavirus in Sicilia rappresentano il 5,9% degli attuali positivi, quelli in terapia intensiva lo 0,8%. La settimana scorsa erano il 6,6%, percentuale invariata invece per le terapie intensive. Sono questi i dati che arrivano dagli ospedali siciliani per quanto riguarda l'epidemia da Covid secondo una elaborazione dell'Ufficio Statistica del Comune di Palermo su dati della Protezione Civile Nazionale nella settimana appena conclusa. Sono 1422 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nella giornata di ieri su 7416 tamponi effettuati, 36 decessi che portano il totale delle vittime a 896. Con i nuovi casi salgono a 28807 gli attuali positivi, con un incremento di 1001. Di questi 1693 sono i ricoverati, 16 in più rispetto al giorno prima, 1476 in regime ordinario, 217 in terapia intensiva, con un aumento di 2 ricoveri. Tanti controlli e assembramenti zero a Sciacca nel primo fine settimana con l'ordinanza del sindaco in vigore nella località Stazzone. La zona era naturalmente vuota, presidiata con il transito ripetuto di pattuglie delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della norma anti-assembramento. Controlli sono stati effettuati anche in altre zone della città. Alcuni giovani sarebbero stati sorpresi in gruppo e fatti sgomberare in discesa a Campidoglio. Altri controlli sono stati effettuati anche nelle zone di campagna. All'ospedale di Sciacca tra venerdì e sabato ci sono stati 4 morti per coronavirus. Gli ultimi 2 decessi riguardano ancora soggetti anziani, 2 uomini, uno di Caltabellotto, 87 anni, e un altro di Serra di Falco, di 80 anni, erano ricoverati da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Nelle ore precedenti erano morte 2 donne, una di Sciacca di 87 anni e una di 93 anni di Chiusa Sclafani. All'ospedale di Agrigento è deceduta una donna di 72 anni di Porto Empedocle. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Fatta luce su un efferato omicidio avvenuto a luglio a Milazzo, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver ucciso con 11 coltellate un anziano di 73 anni, Giovanni Salmeri, e per avere poi bruciato il cadavere in una discarica. Dopo alcuni mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i particolari del delitto e arrestare il presunto colpevole, Ettore Rossitto, così si chiama, accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere. A incastrarlo sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza. È tutto, a più tardi, restate su corrieredisciacca.it.